Si è conclusa con il rinvio la prima udienza preliminare dell'inchiesta sulle cosiddette buone entrate, un sistema di presunte estorsioni ai danni di imprenditori cinesi interessati ad affittare dei capannoni nel macrolotto 1. A processo sono finiti due coniugi pratesi e un agente immobiliare, colpevoli secondo l'accusa di aver messo in piedi un sistema di estorsione per oltre 5 milioni. Il giudice per le indagini preliminari questa mattina si è riservato sull'incidente probatorio, chiesto dal sostituto procuratore Jacopini, riferito a un secondo procedimento che vede indagati nuovamente i tre. Fino a 400.000 euro in nero, la cifra che avrebbero chiesto a una donna cinese nel 2021 per rientrare all'interno del pronto moda dove lavorava, in seguito ad uno sfratto nel periodo Covid, cifra che però la donna aveva già versato in occasione della stipula del primo contratto. Da qui la Procura ha aperto anche una seconda inchiesta con l'obiettivo di accertare se si fosse trattato di un singolo episodio o di un metodo sistematico. La Guardia di Finanza ha portato a galla una dozzina di contratti di affitto stipulati con lo stesso meccanismo. L'incidente probatorio dovrà servire ad acquisire maggiori elementi a sostegno delle tesi di estorsione. I due coniugi durante l'interrogatorio di garanzia avevano parzialmente ammesso alcune delle responsabilità, ma respinto l'accusa di estorsione. Dopo l'apertura del fascicolo, marito e moglie hanno regolarizzato la posizione con il fisco, versando all'Agenzia delle Entrate oltre 2 milioni di euro. Si dovrà attendere quindi il 28 giugno per sapere gli esiti della vicenda giudiziaria. Il metodo delle buone entrate, sul quale da anni la Procura e le forze dell'ordine puntano lo sguardo, ha una portata enorme sul territorio pratese, un fenomeno sul quale troppo spesso, a causa della mancanza di collaborazione degli imprenditori cinesi, è difficile far luce.